Buonasera amici amanti di Star Wars, stasera parleremo del teaser che è appena uscito, è uscito da poche settimane, insomma pochi giorni, che annuncia il nono ed ultimo film della saga. Mi sento un attimo Richard Benson su Jukebox all'idrogeno, però vabbè, che annuncia la fine della saga della trilogia sequel di Star Wars. Bene, nono film. Beh, in realtà ne sono stati fatti più di film a livello cinematografico. Abbiamo la trilogia prequel, la trilogia originale, la trilogia nuova, poi c'è Rogone, cioè Rogue One, poi c'è Solo e quant'altro. Però questo è l'ultimo film della trilogia sequel, che uscirà a dicembre di quest'anno, almeno in Italia. E cosa c'è da dire? C'è da dire che è uscito un nuovo teaser, ok? E devo dire che all'apparenza sembra molto interessante. Innanzitutto noi vediamo, vabbè, a parte il famosissimo logo della Lucasfilm, che ormai non conta più, cioè conta poco perché è ormai tutto disneyizzato. Vediamo innanzitutto in questo teaser Rey che sembra, che sospira in mezzo a può essere un deserto. Poi seguono dei titoli, ogni generazione ha una leggenda, quindi in questo caso fa capire che la leggenda in questo caso è Rey, quindi la leggenda della nuova generazione è Rey, che appunto si è scoperta, diciamo, possente di forza. E vediamo questo, diciamo, caccia terreno che viene, si scopre appunto di essere appunto uno dei caccia del nuovo ordine, o almeno pseudo, e poi vediamo alcune sequenze che rimandano ai film del 2015 e del 2017. E poi vediamo il Millennium che va nell'iperspazio. E poi, vabbè, la saga poggia al termine, azione, tante sparatorie. Poi vediamo lei, la Organa, appunto, quindi ci saranno anche delle scene con Carrie Fisher, quindi lei, anche se è deceduta, però ci saranno comunque delle scene. E poi vediamo, ecco qui, ecco, poi c'è un punto molto interessante in cui vediamo una parte della Morte Nera, che era appunto l'oculo dal quale veniva espulso in origine il raggio che è capace di distruggere i mondi. E in questo vediamo che appunto è caduta in questo pianeta, quindi qui c'è un riferimento appunto alla vecchia Morte Nera. E quindi ecco che la rivediamo qui ora invece distrutta e ormai decaduta, quindi un riferimento al passato, l'abbiamo detto. Alla fine sentiamo quella che sembra una risata, non è che sembra, è una risata. E poi alla fine il nome è molto bello, il nome devo dire che è uno dei più belli in assoluto, perché a parte la scritta blu che è molto avvincente, però The Rise of Skywalker è molto molto bello, perché per la prima volta vediamo, cioè compare in un sottotitolo il nome di un personaggio, quindi del protagonista. Quindi con questo sottotitolo sembra quasi annunciare un po' la fine di Star Wars, sembrerebbe, cioè in generale, perché The Rise of Skywalker è la prima volta in cui compare il nome, o meglio il cognome, di uno dei personaggi. Finora non era mai, erano stati sempre sottotitoli molto oggettivi, molto generali, no? Jedi, avevamo sentito nei sottotitoli Jedi, Minaccia Fantasma, Gli Ultimi Jedi, e non si sa a chi Skywalker si riferisca, perché esiste lo Skywalker, esiste Luke, esiste appunto Anakin, quindi non si sa a chi Skywalker si riferisca. Bene, questo è il teaser trailer. Ora, cose che mi piacciono, e sarò breve, cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono di questa grande trilogia. Allora, una cosa che mi piace
e che ci tengo molto a dirlo, è che appunto innanzitutto, vabbè, ora ritornando un attimo al teaser, è che hanno rifatto questa nuova trilogia, però guardando anche il passato, e questo mi piace molto. Anche questa risata, che sembra, molti dicono che sia quella di Palpatine, anche perché in fondo non l'abbiamo mai visto morto, cioè cade da... cioè è Anakin, ovvero Lord Vader, che lo getta di sotto in un precipizio, però in effetti effettivamente non lo vediamo morire, quindi alcuni dicono che l'hanno riportato in vita. Vedremo. Quindi anche il discorso di utilizzare, diciamo, gli animatronici, molti effetti speciali, diciamo, artigianali, anche questo mi è piaciuto molto, perché hanno comunque sia un pochino tralasciato gli effetti digitali computerizzati per appunto utilizzare effetti speciali d'artigianato, quindi veri animatronici, pupazzi tra virgolette, poi migliorati al computer, e questa è una cosa che mi piace molto. E qui appunto abbiamo visto che loro hanno veramente guardato al passato per questa cosa, e questo mi è piaciuto molto. Vabbè, hanno reso bene l'idea del un'altra volta del male e del bene, cioè questo fondamento che aveva appunto espresso Lucas stesso, diceva e dice sempre che Star Wars è una lotta, è molto religioso come saga, perché è una lotta eterna tra bene e male, i principi del bene e il male che vengono incarnati da questi personaggi. Questo è molto bello. Poi chiaramente anche qui da questo teaser lo possiamo vedere che comunque anche questa saga ha delle pecche, e ora lo posso dire essendo alla conclusione, e anche se aspettiamo l'ultimo film, questa saga comunque ha anche delle pecche. A molti fan non piace, a me sinceramente mi piace, però a metà, nel senso, appunto ci sono alcune cose che mi piacciono, alcune no. Le cose che non mi piacciono sono appunto il fatto che è una saga che ruota intorno ai soliti concetti, nel senso, se da un lato hanno comunque sia, sì, si sono ispirati alla vecchia, alla trilogia originale, e questo è un bene, però dall'altro sembra quasi che si siano ispirati troppo, ovvero molte cose sono palesemente ricucite sopra le avventure originali della vecchia saga, della saga originale. Nuovo Ordine, si tratta di un impero, di un secondo impero. Kylo Ren, si tratta di un Darth Vader. Snow, si tratta in realtà di un Palpatine. Quindi ecco, è molto ricreato sulle solite dinamiche, sulla solita struttura della vecchia saga, quando in realtà potevano benissimo ricreare proprio un nuovo mondo, esplorare nuovi mondi. Invece si ritorna un'altra volta su comunque su argomenti già visti, come se voi guardate ad esempio i film, e con questo concludo, se voi guardate i film come ad esempio sì, anche Il Risveglio della Forza, noterete che ci sono alcune scene palesemente copiate dalla trilogia originale, come ad esempio quando arrivano, c'è sia nella trilogia originale che in questa nuova, c'è comunque l'arrivo nella taverna in cui gli alieni ballano, cantano, eccetera. C'è l'arrivo ad esempio al casinò, in cui anche lì gli alieni ballano e cantano, insomma questa è una sciocchezza, però. E poi comunque il principio fondamentale è quello di aver riportato in auge un altro impero, quindi il Nuovo Ordine, con un altro leader supremo, che questa volta è appunto Kylo Ren. E quindi sempre un po' la solita cosa, potevano esplorare nuovi mondi, nuove prospettive, potevano ricreare una nuova repubblica, per dire, no? Oppure un conflitto interno in una nuova repubblica, una guerra civile, non lo so, erano tante le cose da poter esplorare, però evidentemente non l'hanno fatto, e questa è una cosa che mi piace poco. Ora staremo a vedere cosa succede nell'ultimo capitolo. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Seguiteci, iscrivetevi al canale e ciao!